avevamo concluso la prima parte dedicata alla finestra principale dell'applicazione Microsoft Office Word esaminando la sezione Prepara del pulsante Office. Andiamo ad elencare ancora le 7 funzionalità di questa sezione, che sono le proprietà, il controlla documento, la crittografia, il limita autorizzazioni, l'aggiunta della firma digitale, il segna come finale e la verifica di compatibilità. Esaminiamole una ad una. La prima funzionalità del set Prepara è quella denominata proprietà. Attraverso questa attività è possibile controllare le informazioni da inserire all'interno del documento, fra le quali troviamo l'autore, ovvero chi scrive il documento, il titolo di quest'ultimo, l'oggetto, le parole chiave, la categoria a cui è riferito il nostro lavoro e lo stato, ovvero la situazione di elaborazione in cui si trova in quel periodo il documento. Seguono poi i commenti, che svolgono la funzione di aggiunta di note supplementari. Per inserire informazioni all'interno del documento, intendiamo riferirci all'aggiunta di dati aggiuntivi, ma non visibili sulla vostra lettera o sul vostro curriculum. Tali dati sono utili nel caso il vostro documento risultasse archiviato in un database, un archivio, dal quale reperire tramite una ricerca informazioni inerenti ai vostri elaborati. Esaminiamo ora, continuando nel set Prepara, la funzione successiva denominata Controlla documento. Se nel vostro file sono presenti commenti, revisioni, metadati, intestazioni, piedi pagina, filigrane, poi vedremo di cosa si tratta, oppure del testo nascosto, attraverso il controllo del documento si avrà la possibilità di verificare la presenza di tali impostazioni. Come noterete, è stata resa possibile la visualizzazione di un testo che non vedevamo all'inizio di questa demo. Se intendessimo verificare oltremodo, potremmo ripetere tale operazione ed avere a disposizione le informazioni appena suggerite. Vediamo adesso due caratteristiche che sono state rilevate dalla funzione controlla documento. Ad esempio la prima, il testo nascosto. Com'è possibile inserire del testo nascosto in Word? Partendo dalla linguetta di navigazione Home nella sezione Carattere, cliccando sulla freccina nell'angolo, previa la selezione di una parte di testo, è possibile farlo applicando una spunta sull'opzione denominata Nascosto. Anche se invisibile, in realtà, il testo è comunque presente. Infatti, attraverso la funzione del controlla documento, con l'analisi delle varie caratteristiche, è possibile riportarlo in evidenza così come mostrato durante l'esecuzione di questa funzione. Vediamo ora cosa è una filigrana. Dalla linguetta di navigazione Layout di pagina nella sezione Sfondo pagina è possibile applicare l'aggiunta della filigrana. La filigrana, conosciuta anche con il termine inglese watermark, è quella parte di testo visibile in trasparenza che rende la testimonianza di autenticità della vostra creazione. La filigrana viene usata, ad esempio, anche per classificare lo stato di avanzamento di un vostro documento, oppure per evidenziare una versione limitata di una pubblicazione. Tutto ciò può essere reso possibile attraverso la personalizzazione. Ad esempio, se volessimo inserire del testo impostando la lingua in italiano, potremmo scrivere copia di valutazione. La funzione successiva del set Prepara è quella della crittografia del documento. Word vi chiederà di inserire due volte la stessa password affinché il vostro documento sia protetto da errata editazione o eventuali violazioni da parte di estranei. Sorvoliamo per un momento la funzione limita autorizzazioni. Ci torneremo fra breve. Occupiamoci ora della firma digitale. Aggiungi firma digitale è l'altra funzione del set Prepara. Questa caratteristica è un servizio che Microsoft offre per garantire l'integrità e autenticità del documento.
Ad ogni modo, questa firma non è direttamente visibile sul vostro lavoro, così come può sembrare logico immaginarsi, bensì è un servizio ottenibile attraverso dei partner della Microsoft, e va precisato che la firma digitale non è riconosciuta legalmente in tutti i paesi. Ma vediamo comunque cosa è e come funziona. Attualmente il partner Avoco rende disponibili questi servizi di identificazione digitale. Questo servizio è in inglese ed è necessario verificare le personali esigenze e confrontarvi con le offerte per la registrazione della vostra firma. Le versioni del software Office alla creazione di questa videoguida per la creazione dell'ID digitale sono le seguenti: 2000, XP, 2003, mentre Office Word 2007 è in versione beta. Valutate quindi eventuali problematiche. La funzione di firma digitale, quindi, ricapitolando, è un servizio che Microsoft offre per garantire l'integrità del vostro documento. Questa firma non è visibile, non è riconosciuta legalmente in tutti i paesi. Infatti si parla di ID e abbiamo visto dove è possibile registrarsi per ottenerne uno. Si può procedere anche, comunque, semplicemente creando un ID digitale personale, verificabile solo attraverso il computer dove è stato creato. Per installare la nostra firma digitale, procediamo attraverso la funzione di creazione del proprio ID digitale su questo computer. Clicchiamo sull'apposita sezione, confermiamo e avremo la possibilità di indicare il nostro nome. Inseriamo anche il nostro indirizzo di posta elettronica, l'organizzazione, quindi il percorso. Autentichiamo questa copia, la copia di questo documento, attraverso il servizio di firma di Microsoft Office Word. La firma è stata generata. Inseriamo lo scopo della nostra firma e clicchiamo sull'opzione Firma. A questo punto il nostro documento è validato e riconosciuto con il nostro identificativo. Sarà possibile rimuovere la firma attraverso la funzione relativa. Quando un documento viene firmato, in basso a sinistra, è presente l'iconcina che rileva la firma digitale del documento. Tutte le volte che inserite una firma digitale, installate un certificato di validità sul vostro PC. Dopo aver visto come è possibile autenticarsi tramite l'identificativo digitale nel server apposito o tramite il vostro PC, vediamo ora come è possibile, attraverso la medesima funzione, inserire nel documento di Word la firma vera e propria. Questa volta si tratterà di una firma visibile, ovvero scansionata, oppure direttamente scritta tramite l'apposita funzione del tablet PC. Dal menu Inserisci nella sezione Testo selezioniamo la riga della firma. Si passerà dunque attraverso il form Impostazioni della firma, dove ci verrà chiesto di inserire il nostro nome, il nostro titolo, il nostro indirizzo di posta elettronica. Cliccando su OK, successivamente verrà impresso sul documento un riferimento grafico contraddistinto da una X, dove apporre la nostra sigla. Selezionando quest'area con il pulsante destro del mouse e cliccando sull'opzione Firma, avremo la possibilità di inserire il nostro file grafico con il nostro personale autografo. Selezioniamo l'immagine precedentemente scansionata e archiviata, utilizzandola come autografo firmando appunto il nostro documento. L'altra funzione del pulsante Office del set Prepara è quella denominata Segna come finale. Questa caratteristica imposta il vostro documento marcandolo come ultima versione editabile. Dopo l'esecuzione della funzione saranno inibiti i comandi della digitazione, della modifica e delle eventuali correzioni. Quando il documento è marcato come finale,
viene riconosciuto attraverso l'esposizione della relativa icona in basso a sinistra nella barra di stato del vostro documento. La successiva funzione dal set prepara è quella relativa alla verifica di compatibilità. Attraverso questo strumento si ha la possibilità di gestire eventuali problematiche in relazione alle precedenti versioni del software Word, ovvero le versioni 2003 e 97 in fase di salvataggio del documento. Nel nostro caso non si sono riscontrate problematiche di compatibilità nel nostro documento. Completiamo la nostra descrizione delle caratteristiche e funzionalità del pulsante Office occupandoci della funzione Limita autorizzazioni, che avevamo temporaneamente messo in attesa di spiegazione. Attraverso la registrazione di un ID Windows Live, raggiungibile presso il sito www.live.com, registrando quindi una casella di posta elettronica, possiamo beneficiare del servizio di gestione dei diritti di proprietà delle informazioni che Microsoft mette a disposizione gratuitamente, ma per un periodo limitato, agli utenti con software registrato Microsoft Office. Questo servizio è denominato IRM. Supponiamo di voler creare un documento dove per la modifica del file siano abilitati esclusivamente gli utenti aventi diritto. Per mettere in pratica quanto segue, seguiamo ancora questa dimostrazione. Tramite la funzione Limita autorizzazioni con la gestione delle credenziali, è possibile aggiungere un identificativo Windows Live ID al nostro documento. Attraverso questa identificazione sarà possibile all'utente certificato con una casella di posta elettronica Microsoft poter disporre degli eventuali diritti per la modifica o lettura del documento di proprietà di un altro utente. Verifichiamo questa procedura. In questo documento abbiamo precedentemente inserito la possibilità di accesso e modifica al file all'utente indicato testdst@live.com. Entriamo con la nostra password e tramite l'identificazione sarà possibile accedere alle caratteristiche di modifica del documento. È necessario selezionare il computer da dove si effettuano le eventuali modifiche. Questo ci consentirà di avere a disposizione il servizio per un periodo massimo di 6 mesi. Si stabilirà dunque la connessione al server e la configurazione sarà completata per poter iniziare ad editare il nostro documento. Concludiamo la seconda parte dedicata alla nomenclatura della finestra principale, fornendo una dimostrazione dal vivo di come sia possibile accedere ad un documento per il quale siano state preservate le credenziali di accesso e come si possa successivamente intervenire per effettuare delle modifiche. Stiamo attualmente scaricando un file da un server di posta webmail di Yahoo che salveremo sulla nostra scrivania per poterlo successivamente aprire. Per questa dimostrazione useremo la versione di Word 2010 che offre le medesime caratteristiche della versione 2007 di operabilità per la registrazione al server di controllo dei diritti di proprietà dell'informazione. Verifichiamo come viene applicata questa funzione, che così come nella versione 2007, dando per buono che l'indirizzo di posta elettronica sia già stato registrato in Windows Live, si inserisce la password come abbiamo fatto in precedenza e si procederà quindi all'accettazione delle credenziali sul server. Dopodiché sarà possibile, come precedentemente dimostrato, andare ad editare il documento di Word alla stessa maniera con la quale avevamo svolto tale funzione con la versione 2007. Ancora qualche secondo e ci verrà proposta la finestra per iniziare ad editare il nostro documento. La seconda parte dedicata alla videoguida su Microsoft Office Word 2007 termina qui. Grazie per la vostra attenzione.